Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, questa volta prova di vlogging con uno smartphone Sony Z3 Compact e una fotocamera compatta Lumix LX15. L'obiettivo di questo video non è comparare uno smartphone con una fotocamera, ma bensì di capire cosa si può fare effettivamente con meno di 500 euro per il vlogging, quindi vedere qual è lo strumento che è più appropriato per l'uso che se ne vuole fare e soprattutto in quali contesti può essere più utile uno smartphone oppure più utile una fotocamera compatta. Direi di iniziare con una cosa molto semplice, ovvero la stabilizzazione. Questa cosa è un po' difficile da generalizzare tra smartphone e fotocamere, però appunto questo è un primo test che vorrei fare. Direi di girare anche per vedere come si comporta questo tipo di stabilizzatore. In entrambi i dispositivi sto registrando in Full HD a 60 fps, e per fare il video un po' più divertente andiamo a trovare dei nostri assistenti. Un altro punto importante è che, a differenza della fotocamera, nella fotocamera non abbiamo il jack per il microfono, invece nello smartphone abbiamo la possibilità di mettere un microfono esterno. Vediamo. Ehi, ciao bello! Sei sempre un golosone, eh? Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, questa volta prova di vlogging con uno smartphone Sony Z3 Compact e una fotocamera compatta Lumix LX15. L'obiettivo di questo video non è comparare uno smartphone con una fotocamera, ma bensì di capire cosa si può fare effettivamente con meno di 500 euro per il vlogging, quindi vedere qual è lo strumento che è più appropriato per l'uso che se ne vuole fare e soprattutto in quali contesti può essere più utile uno smartphone oppure più utile una fotocamera compatta. Direi di iniziare con una cosa molto semplice, ovvero la stabilizzazione. Questa cosa è un po' difficile da generalizzare tra smartphone e fotocamere, però appunto questo è un primo test che vorrei fare. Direi di girare anche per vedere come si comporta questo tipo di stabilizzatore. In entrambi i dispositivi sto registrando in Full HD a 60 fps, e per fare il video un po' più divertente andiamo a trovare dei nostri assistenti. Un altro punto importante è che, a differenza della fotocamera, nella fotocamera non abbiamo il jack per il microfono, invece nello smartphone abbiamo la possibilità di mettere un microfono esterno. Vediamo. Ehi, ciao bello! Sei sempre un golosone, eh? Ok.
Proviamo ancora con check, check, prova. E vediamo se tiene l'inquadratura senza pulsare. Proviamo ancora con check, check, prova. E vediamo se tiene l'inquadratura senza pulsare. E questo è quanto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un mi piace se così è stato e lasciatemi nei commenti se voi preferite fare le foto con le macchine fotografiche digitali, compatte o non, oppure con gli smartphone. Ciao a tutti e ci vediamo in un altro video.